I dati dell'INPS sulla cassa integrazione confermano che c'è un pezzo di economia che riprende e una parte più in difficoltà. Lo ha detto il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, commentando i dati sulla CIG diffusi questa mattina dall'INPS, secondo cui nel mese di gennaio il ricorso alla cassa integrazione è diminuito del 25,5%. Il vero problema è la disoccupazione, ha aggiunto. Si continua a confondere un dato, ovvero che c'è un pezzo di economia alla grande impresa che riprende e una parte, quella delle piccole e medie imprese, che invece non riprende. Quanto al piano sulla crescita lanciato dal Presidente del Consiglio, Camusso ha la certezza, assolutamente evidente, che siamo di fronte non a vera politica, ma ad annunci per spostare l'attenzione. La numero 1 della CGIL prevede che nelle prossime ore si tornerà alla normalità, per cui l'unico problema è la giustizia e come uscire dai guai del Premier. Intanto, sottolinea, si è resa l'Italia ridicola. Consumi ancora fermi a dicembre in Italia. Secondo i dati dell'indicatore di Confcommercio, a dicembre si è registrata una diminuzione dello 0,5% in termini tendenziali, a fronte del meno 0,9% di novembre, con una riduzione stimata nel complesso dell'anno pari allo 0,4%. In termini congiunturali, l'indicatore non registra variazioni rispetto al mese precedente. Secondo Confcommercio permane quindi il dualismo nella crescita tra settori orientati all'export più dinamici e quelli rivolti al mercato interno. Un fatto grave ed incomprensibile, così responsabile del Dipartimento Settori Pubblici della CGIL Nazionale, Michele Gentile, commenta quello che definisce l'ennesimo incontro separato tra rappresentanti del governo e i sindacati CISL UIL avvenuto ieri a Palazzo Chigi sul decreto mille proroghe. Purtroppo, osserva il dirigente sindacale, siamo costretti ad apprendere da fonti ben informate il contenuto di questi incontri, che riguarderebbero la riforma Brunetta e la sua efficacia. Riteniamo, se così fosse, grave ed incomprensibile che l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del lavoro pubblico venga tenuta all'oscuro di quanto starebbe avvenendo, così come venga tenuta all'oscuro, conclude Gentile, il Parlamento e le commissioni parlamentari che stanno discutendo del decreto mille proroghe. Intanto il presidente Risanduri del PDL, Maurizio Gaspari, dichiara che lo spostamento a giovedì prossimo dell'esame del decreto da parte dell'Aula del Senato è dovuto alla mole degli emendamenti che le commissioni devono esaminare. Alla domanda se il governo porrà la questione di fiducia, Gaspari replica: è una risposta prematura, dipenderà dall'andamento del lavoro in commissione e dalla quantità di emendamenti che arriveranno in Aula. In ogni caso è una decisione che spetta al governo e non ai gruppi parlamentari. Rischi di guerra civile in Egitto dopo gli ultimi scontri tra manifestanti pro e anti Mubarak. Nella notte sarebbero state almeno 10 le vittime e 800 i feriti, e per oggi nella capitale si profila una giornata di altissima tensione. Stamani i manifestanti pro presidente stanno nuovamente tornando in piazza armati. Il vicepresidente egiziano Omar Suleiman ha però annunciato di aver avviato il dialogo con l'opposizione per la soluzione della crisi, ma Mohamed El Baradei, in un'intervista alla CBS, esclude qualsiasi accordo con il governo e al contempo rassicura l'Occidente sulla transizione. L'Egitto, dichiara, non diventerà mai un nemico di Israele e degli Stati Uniti. Intanto anche la UE insiste per un processo di democratizzazione. In una lettera congiunta a Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna e Spagna condannano le violenze e chiedono che il processo di transizione sia rapido e ordinato.